Nella nostra unità pastorale di Cadeo abbiamo vissuto il secondo momento, il secondo ritiro della missione popolare diocesana. Come avevamo fatto nel primo ritiro, ci siamo lasciati provocare dalla parola del Signore, con l'attenzione a mettere in pratica, dopo l'ascolto della parola, alcune indicazioni che dalla parola stessa sono sorte. Ad esempio, nel primo ritiro è uscita l'indicazione di realizzare, di creare la Caritas. Questa volta nel secondo ritiro, guidati dal brano di Luca capitolo 10, dove Gesù invia gli apostoli a due, ci siamo detti se il Signore li invia a due è perché vuole che vivano la comunione. Come possiamo nelle nostre comunità e nelle nostre parrocchie vivere la comunione in quanto unità pastorale? E da questo è nata l'idea di unificare alcune celebrazioni, perché dall'Eucaristia nasce la comunità, ad esempio la celebrazione della messa di mezzanotte di Natale, o anche ad esempio una celebrazione mensile alla domenica mattina, unificarle nel senso che tutte e quattro le nostre comunità cristiane saranno radunate attorno all'Eucaristia, che sarà un'Eucaristia concelebrata, quindi più preti insieme la celebreranno, per dare un segno forte di questa comunione. Ciò che più mi colpisce e mi impressiona favorevolmente è che dal mondo laicale nascano queste indicazioni perché il mondo laicale si mette in ascolto della parola. E questo lo ritengo fondamentale. Quindi non è un rapporto con la parola come se fosse una pura devozione, ma veramente un dialogo da cui nasce nel cuore l'esigenza di fare qualcosa. Ci si lascia interpellare da questa parola, da quest'essere vivente che è Gesù Cristo nella sua parola, e questo fa nascere delle scelte. È veramente molto bello. Ci si sente accompagnati, ci si sente guidati. È una grazia che stiamo vivendo, di cui ringrazio il Signore.